vincente e convincente. È l'Italia dalla palla a mano che, accolta dal pubblico del Pala Giovanni Paolo II di Pescara, ieri 9 marzo ha battuto 36-23 la Lettonia e conquistato la sua prima vittoria nel gruppo 8 di qualificazione agli europei del 2024. Scarto di 13 reti, divario che avrà un enorme peso specifico nel match di ritorno di domenica prossima a Valmiera. Fra 3 giorni l'Italia sarà infatti chiamata a chiudere i conti per il discorso terzo posto, per poi spostare mente e sguardo alla sfida, a quel punto decisiva, del 27 aprile contro la Polonia a Vigevano. Primo tempo interlocutore davanti al pubblico adriatico, ma Italia sempre in vantaggio e mai apparsa realmente in difficoltà. Avanti subito sul 4-1 la formazione azzurra, trascinata dalle giocate del suo veterano Pablo Marrocchi e dalla verve dei tanti giovani in organico, incassa il 7-7 avversario e poi fugge via. Intervallo chiuso in vantaggio sul 15-10. Nella ripresa gli azzurri prendono il largo, gol per i 17enni Cristian Manojlovic e Tommaso De Angelis, per l'esordiente Davide Pugliese e tra le tante nuove leve per il mancino Leo Brandtner, apparso tra i più in forma. C'è spazio per la gioia e per la soddisfazione, ma con moderazione. L'Italia è già volata a Valmiera e qui, come detto, domenica dovrà archiviare la pratica per pensare poi ad aprile alla Polonia e ad una qualificazione che le manca dal 1998 e che gli azzurri stanno inseguendo forse mai così concretamente. A Pescara intanto tutto è andato per il meglio, dalla grande accoglienza del pubblico, tanti bambini, soprattutto grazie all'opera nelle scuole da parte delle società del territorio, Handball Club Pescara e UCAN Pescara, fino alla partita di fatto senza storia, sempre dominata dai ragazzi allenati da Riccardo Trillini. È tempo allora di far parlare le immagini, quelle del Pala Giovanni Paolo II, dando spazio agli highlights proprio di Italia-Lettonia. Perché i sogni possano diventare realtà, possano diventare tangibili, è necessario, è obbligatorio passare appunto dai momenti chiave, dagli snodi, quelli cruciali. Quello di oggi per l'Italia è indubbiamente un momento chiave per l'Italia della pallamano, perché arriva la Lettonia in una sfida da vincere ad ogni costo. Immagini in diretta dalla Pala Giovanni Paolo II di Pescara, appassionati di pallamano, da Matteo Aldamonte e da Pierluigi Di Marcello. Un cordiale saluto, sfida chiave a dir poco per la nazionale italiana. Della nazionale italiana che questa sera davvero non ha alternative al di fuori dei 2 punti, al di fuori della vittoria. Attacco per Jack Savini e per l'Italia. Il palleggio portato avanti da Marrocchi, sotto contatto c'è il gol dell'Italia, pallone che ha varcato la linea di porta, può esultare il pubblico di Pescara per la prima rete della partita, la segna il veterano 36enne Pablo Marrocchi. Zups prova a cambiare il ritmo del possesso, Ebner dai 6 metri e poi la tiene lì Leo Prantler, grande parata di Ebner. Italia in superiorità numerica perché Zups è in ritardo, si prende il tiro da Piran, servito splendidamente da Pablo Marrocchi. Italia che piazza il 2-0 di parziale con una seconda fase eccellente. Va in penetrazione Geislers che viene fermato fallosamente, palla persa dalla Lettonia, può ricominciare rapidamente l'Italia, la gestiamo con Parisini che a tu per tu sui 6 metri col portiere avversario, non sbaglia il capitano, è il gol dell'Italia per ricominciare Marrocchi, la finta di passaggio, poi si coordina sul filo dei passi come un ballerino Pablo Marrocchi che trova il gol del 5-3, molto molto bravo in questo caso Marrocchi. Annusa l'aria, caccia il radar. Geislers centralmente, si stacca dalla linea di difesa Parisini, il pallone si spegne sul fondo, c'è il lancio da parte di Ebner, millimetrico per il tiro ed il gol di Gianluca da Piran, rete numero 2 di Gianluca da Piran che appoggia su Savini, dialoga nei terzini dell'Italia, Marrocchi vede tutto chiuso, allora va da solo, ancora Savini in uno contro uno, si avvita su se stesso Jack Savini che va dentro e torniamo finalmente a segnare con la caparbietà, la voglia, la carica e anche la grande tecnica di Jack Savini. Giro di schiena di Jack Savini. La
palleggio De Angelis, prova l'anticipo e riesce con la sua pressione a recuperare il pallone. Questa volta Ebner vede la porta vuota, giù il cappello per questo gol di Domenico Ebner, direttamente da casa sua in Germania, ad Hannover, direttamente dalla sua porta. Manojlovic, l'uno contro uno di Marco Mengona, Manojlovic ha spazio per il tiro, se lo prende, prima rete in gara ufficiale per Cristian Manojlovic, 17 anni e dopo i gol in amichevole alla Croazia, segna anche in queste qualificazioni europee, 17enne, giovanissimo, uno degli astri nascenti della pallamano italiana. La situazione nel gioco italiano, Versakovs che sbaglia malamente questo passaggio, 5 secondi, possiamo provarci ancora con Ebner, Domenico Ebner, terzo gol sul filo della sirena. Quasi il miglior realizzatore, 3 gol per lui, secondo solo e dietro a Marrocchi. Ma questo era difficilissimo. Sì. Adesso andiamo in pausa, tra poco l'intervallo di questa sfida tra Italia e Lettonia, a tra poco. Presidente, una considerazione conclusiva su Pescara e più in generale sulla regione Abruzzo, che conferma la sua vicinanza alla Federazione Italiana del Gioco Handball, Abruzzo che è assolutamente centrale rispetto a diversi progetti della FIGH, Centro Federale di Chieti, solo per fare un esempio. Sì, noi ormai abbiamo fatto campo base in Abruzzo, come dicevo l'altro giorno in un incontro con il Presidente della Regione Marsilio, non siamo di passaggio, siamo qui, vogliamo rimanerci e anzi devo ringraziare la Regione Abruzzo e il Presidente Marsilio per la vicinanza, per l'aiuto, per il sostegno anche finanziario che ci è stato dato per implementare il nostro progetto di centro federale a Chieti e per portare avanti il programma di eventi e di iniziative che ha visto, vede e vedrà anche nei prossimi mesi l'Abruzzo, Pescara, Chieti, Montesilvano, Teramo e anche Roccarazzo, protagonisti delle nostre eventi con le squadre nazionali. Una buona Italia, Gigi, per quello che abbiamo visto nel corso del primo tempo, un po' sciupona in attacco, abbiamo sbagliato qualcosina di troppo, ma per il resto ci siamo comunque ben comportati, soprattutto in difesa, e un grande Ebner poi sempre presente. Iniziamo dalla fine, Ebner su tutti, è chiaramente il nostro fiore all'occhiello, è un giocatore che sta giocando con il 50% di parata, 10 parate effettuate, 10 gol subiti, è un giocatore che tra l'altro si è regalato 3 gol da mettere sul a referto ed è un giocatore che chiaramente è la nostra, è l'ultimo baluardo, è l'anima della nostra difesa, una difesa che si sta ben comportando, qualche errore, qualche errore di collaborazione, qualche soprattutto lì nel mezzo siamo saltati un po' troppo, però sì, sono d'accordo sull'Italia sciupona, un po' contratta soprattutto in fase offensiva, non abbiamo trovato sempre il giusto ritmo d'attacco. Marco Mengon, Marrocchi ancora, palla nell'angolo, Leo Prantler sul secondo palo, non sbaglia, rete da parte di Leo Prantner, il secondo gol della partita per Leo Prantner, e lo rivediamo da questa bella inquadratura, 108 reti con la maglia del Sarburg, eccolo qua Mengon, il giro di schiena, lo scarico per De Angelis che può risalire, De Angelis a segno, Tommaso De Angelis, segnano i due giovanissimi di questa nazionale, Cristian Manojlovic e adesso Tommy De Angelis, primo timbro della sua partita. Punto di forza dei campioni d'Italia del Conversano, dentro per Andrea Parisini, da pivot di razza. E lo ricordavamo nel corso del primo tempo, fa meno soprattutto, intanto gran palla dentro di Marrocchi per Gianluca Dapiran e va a segnare, dicevo Lettona che fa meno di Dainis Kristopans. In trasferta, intanto azione splendida dell'Italia, finalizzata da Gianluca Dapiran e adesso c'è spazio anche per una gran bella palla a mano. E ancora Mengon lì nel mezzo tra i due terzi, l'incrocio per Marrocchi che risale, va in elevazione, Pablo Marrocchi a segno. Poi se prende confidenza anche da fuori, chiaramente non ce n'è per nessuno, Parisini gli ha spostato. Versakovs, buona difesa, Parisini è tutto solo, gli cede il pallone e poi bravissimo Andrea Parisini ad andare da Cristian Manojlovic che riceve questo pallone, vuole il tiro, Pugliese con una girella,
prima partita in nazionale, prima palla toccata, girella e gol alle qualificazioni europee. Giù il cappello, perché serve anche grande coraggio per fare una cosa così, oltre che grande tecnica e anche incoscienza. Che bravo. Abbiamo messo Italia poi sul tasca con i primi due punti, una grande girone di qualificazione. Italia batte Lettonia 36-23 con una prova l'Italia ordinata, 13 gol di scarto come a Torshavn in qualunque. La classifica del gruppo 8 vede al momento l'Italia a due punti in ritardo di due sole lunghezze sulla Polonia, che intanto ha perso contro la Francia mercoledì scorso la sua prima partita del girone. Come detto, domenica gli azzurri dovranno aggiudicarsi la terza piazza, il che garantirebbe una doppia chance di qualificazione ancora possibile superando i polacchi nello scontro diretto di aprile, o comunque piazzandosi tra le prime quattro migliori terze alle quali il regolamento garantisce un posto a Euro 2024. Nel dopo partita del Pala Giovanni Paolo II, raggiante il direttore tecnico Riccardo Trillini, a cui fanno da eco le parole dell'MVP della partita, il centrale Pablo Marrocchi. Adesso abbiamo dei giorni per pensare a domenica, e intanto siamo molto contenti e vorrei che stasera si festeggiasse, perché il più 13 è tanta roba, a livello internazionale è importantissimo. Questo ci consente di avere una grande fiducia in noi stessi e non cambiare niente l'approccio alla seconda partita. Devo fare i complimenti perché i ragazzi hanno cambiato spirito dopo il primo tempo, perché vedevano la superiorità in difesa e volevano subito chiudere la partita, invece a questi livelli bisogna avere pazienza. Ecco, Ciutura ha fatto i complimenti all'Italia, ha parlato di una squadra, la sua, sperimentale, con molte assenze. Io parlo per la mia squadra, non so i motivi delle assenze degli avversari. Io so che i nostri giocatori sono sempre presenti a tutti gli appuntamenti di qualsiasi livello, con qualsiasi avversario, anche quando sono mezzi infortunati. Magari litigano anche con i loro club, ma si presentano sempre in nazionale sapendo di dover dare il loro apporto. Per cui pensiamo alla nostra squadra e non al perché la Lettonia aveva degli assenti. Ecco, è un'Italia che comunque ormai possiamo dire insomma, ha trovato una sua configurazione, si continuano ad innestare giovani e chiaramente il campionato fornisce delle indicazioni, sarebbe assurdo, paradossale non tenerne conto, però mi pare che il nocciolo duro di questo gruppo sia ormai ben consolidato. Ecco, parlavi anche di giocatori che pur non al top della condizione, al limite con Acciacchi, però danno sempre il loro contributo sia in termini di esperienza che tecnico a questa squadra. Ma che questa ormai sia una squadra giovane lo sappiamo ormai da diversi anni. In questo momento ha trovato anche un equilibrio nel gioco e soprattutto nelle rotazioni. Siamo riusciti ad avere due giocatori per ruolo capaci di incidere sul risultato, quindi non ci sono riserve. Poi magari c'è qualcuno che gioca meglio in alcune partite e domenica giocherà meglio l'altro, e i giovani che si inseriscono fanno parte della legge, che in nazionale devono venire chi è più in forma, però diciamo che già è molto giovane. Poi gli ultimi entrati giovanissimi non fanno un'eccezione perché sono di livello dal punto di vista tecnico. Sì, è stata una partita magari non dominata dall'inizio alla fine, siamo partiti un pochino contratti, ma dopo ci siamo sciolti e abbiamo dimostrato che questa squadra può andare oltre a tutte le difficoltà. Ecco, si giocava quest'oggi a Pescara il primo tempo, no, di questa partita contro la Lettonia. Ci sarà il ritorno in Lettonia nella giornata di domenica. È la condizione necessaria battere la Lettonia per poi arrivare alla gara della vita, quella contro la Polonia di Vigevano, che potrebbe, in caso di risultato positivo, spalancarvi le porte alla fase finale degli europei, un traguardo cui questo gruppo, questa Italia, questa federazione tiene in modo particolare. Sì, certamente, adesso sinceramente bisogna guardare partita a partita, adesso guardiamo a domenica, ad aprile vedremo. Noi abbiamo questa piccola difficoltà che nelle seconde partite caliamo un pochettino, quindi magari dobbiamo lavorare su questa cosa,
dobbiamo essere ancora più concentrati per andare domenica in Lettonia e cercare una vittoria. Senti, tu sei sicuramente il giocatore più esperto di questo gruppo, in mezzo a tanti giovani, ti senti ancora più giovane? No, vabbè, no, io sto bene fisicamente, mi sento bene, e quello che mi dice Riccardo, finché stai bene e rendi, posto c'è, quindi io lavoro sempre nella mia società, che ringrazio, la Pallamano Conversano, lavoro sempre per essere al massimo della forma, per arrivare in nazionale e dare il 200%. Quanto stanno crescendo questi giovani? È un'Italia davvero molto giovane, insomma, una media intorno ai 22-23 anni, quindi con tanta strada ancora da percorrere. Sì, io spacco la media, diciamo. Però sono giovani, lavorano molto bene, bisogna crescere secondo me un pochino di più sull'ambito tattico e tecnico dei ragazzi, soprattutto quelli che stanno arrivando, quindi bisogna lavorare tanto, soprattutto nei propri club, e dopo dimostrare quando hanno la possibilità, se stanno qua è perché qualcosa di buono c'hanno, quindi facciamo in bocca al lupo anche ai ragazzi giovanissimi che stanno con noi. Sì, noi abbiamo saputo che non possiamo correre 60 minuti con l'Italia, e anche la differenza in qualità individuale è troppo grande, no? Anche se ha visto il risultato finale. Primo tempo sì, abbiamo giocato bene, fino a che noi abbiamo fatto qualche errore tecnico e soprattutto noi abbiamo fatto reti avanti del portiere solo. E dopo, come ti ho detto, qualità individuale d'Italia è nostra troppo grande, e a noi non lo che mancava costanza, per tenere costanza per tutta la partita manca esperienza, manca... Ecco, questo che stai allenando è un gruppo molto giovane, no? Un gruppo che immagino debba crescere tanto. Dobbiamo attenderci delle sorprese, delle novità per la partita di domenica, la gara di ritorno? Tutto è possibile, vediamo il stato fisico dei giocatori, soprattutto come stanno. E io non c'è tante opzioni per cambiare. È possibile, vediamo, non te posso dire in questo momento, ma sì, è un gruppo giovane, prima volta che stiamo insieme, non mancano 8 giocatori, meglio praticamente. È prima volta, 3 giorni che abbiamo allenato insieme, è molto difficile, ma molto. Io sono molto soddisfatto con loro, lo che hanno fatto, hanno creduto nel nostro gioco, il lavoro di questi giorni, e io credo che questa è una grande esperienza per loro. Insomma, sbloccarsi era fondamentale, ma proseguire su questa strada lo è ancora di più. La giovane Italia torna in campo domenica 12 marzo con inizio alle ore 14:10 a Valmiera, stavolta sul campo della Lettonia. Il pubblico di Pescara e in generale il pubblico della Pallamano potranno seguire l'incontro gratuitamente in diretta sulla piattaforma Eleven Sports. Per tutto il resto, resoconto, interviste e approfondimenti, l'appuntamento è ancora su Rete 8 la prossima settimana con la nuova puntata della Casa della Pallamano.